Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video. Video sui promossi del periodo. Ho deciso di dividere questo video, promossi e bocciati, vi dico la sincera verità. C'ho una voce stranissima, mi vedete sgranocchiare, mangerò tutti, durante tutta la durata del video, ve lo dico, perché mi sto mangiando l'ananas, del quale sono molto golosa e ghiotta, ma qua sta succedendo il primo mondo. Perché non potete capire come mi sono organizzata e attrezzata, non mi guardate, andiamo avanti e soprassediamo. Una cosa sola vi volevo dire, cercherò di fare dei video non lunghissimi, perché con questo caldo eccessivo il computer sforza, io ho un portatile sul quale carico i miei video, e quindi cercherò di non fare dei video lunghissimi perché ci mette tantissimo a caricare, a volte si spegne per il caldo, insomma è un macello. Ventilatore a manetta, lo sapete, bla bla bla, senza che sto a ripetere sempre le stesse cose. Sto bla 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 sta diventando proprio il leitmotiv, come si dice. Voglio fare la culturata, vabbè. Allora, una cosa vi volevo dire. Guardate sulle labbra che cosa indosso. Voi lo sapete, quando indosso qualcosa che mi piace particolarmente, non guardate il trucco che fa pena, ma oggi, dopo 3-4 giorni che non mi truccavo, mi sono voluta ritruccare un pochino. Ho fatto una prova, volevo fare una bella riga di eyeliner dorato super estivo, è venuta, si è squagliata la punta, è venuta una patacca che non finisce più, la voce se ne sta andando non so perché, forse perché vivo attaccata al ventilatore. Comunque andiamo avanti, guardate, ma che cos'è, ma che cos'è, è una tinta labbra favolosa, questa è la Simply Red rossetto matita 5 ore, che è qua, boh, 02 fucsia di Wycon. Questi rossettini, eccolo qui, Wycon, questi rossetti matte favolosi, bellissimi. Guardate, lo porto da un'oretta, diciamo, è proprio matte, non sembra mi secchi le labbra per il momento, va benissimo, non mi sta andando, non mi sta facendo la riga, ha un effetto anni 50, non so, mi fa pensare a Dita Fontis, queste dive del burlesque, non so perché, non che io mi voglia paragonare a una diva del burlesque, ci mancherebbe altro. C'ho una voce che mi sparerei. Vabbè, detto questo, partiamo con il video. Promossi, ci sono dei prodottini, insomma, che mi sconfinferano parecchio. Una cosa volevo dirvi, già 2 minuti e 35, vabbè, una cosa vi volevo dire al volo. Cercherò di caricare più video possibile in questo periodo perché, come voi sapete, chi non lo saprà, che è nuova, lo saprà in questo momento, io sarò assente dal canale per tutto il mese di agosto, come ho fatto lo scorso anno, perché partirò per le mie sospirate vacanze, starò fuori tutto il mese di agosto, non potrò portarmi il computer dietro, però mi porterò il tablet, per cui se ci saranno delle cosine da poter quantomeno registrare, le registrerò e poi quando tornerò a casa caricherò i miei video, per cui cercherò di caricare in questi giorni più video possibile in maniera tale di potervi lasciare del materiale se ne vorrete, se avrete, ne avrete la voglia, insomma se vorrete, da poter poi rivedere, vedere, insomma durante il mese di agosto. Non sono tecnologica come la Paoletta Style che si programma i suoi video eccetera eccetera, li carico, vado a manetta, tutto quello che riuscirò a caricare caricherò, anche perché ne ho diversi da girare. Basta, partiamo. Allora, un po' di promossi che mi stanno facendo impazzire. Ecco, il primo lo indosso, ho fatto una manicure oggi, sono estasiata, sono strafelice di potervi mostrare queste meraviglie. Ora la stesura, lo sapete, non è il mio forte, le mie mani sono quello che sono, ma vi devo dire che sono rimasta incantata, stavo dicendo scioccata, ma comunque in positivo, da questi smalti qui. Gli smalti famosissimi, Bella Oggi, i Gel Effect. Mangerò e quindi ovviamente avrò i rigurgiti come neonati, sto mangiando dell'ananas ragazze e ragazzi. Allora, questi sono i miei due unici smalti in possesso, ma vi dico già da adesso che ne prenderò degli altri, il 48 Amalfi, che mi avete visto anche indossare su Instagram, indossare insomma, ho messo delle fotine, e lo 03 Dahlia, che è quello che ho messo circa un paio d'orette fa. Eccolo qui,
Qui ho messo un top coat della Pets Pie P2, non mi ricordo quale, però poi ve lo dirò, vi metterò sicuramente delle foto su Instagram. Comunque questo è lo smalto. Sono rimasta folgorata da questi smaltini, mi sentivo parlare benissimo in internet, sono veramente veramente degli smalti validi. Io non sono una tecnica, non sono una i denti, non sono una, non metto lo smalto assiduamente, lo sapete, chi mi segue lo sa, però vi devo dire che proprio per questo li sto apprezzando tantissimo perché sono degli smalti che camminano da soli. Riuscirebbe a metterli chiunque, anche una persona come alle prime armi, come poi del resto sono io, hanno il pennellino larghissimo, ma sono strapubblicizzati, quindi non ve ne devo fare assolutamente una review, però vedete il pennellino è piatto e largo e vi dico che basta dargli una passata, già con una passata sola sono completamente pienamente coperti. Io ne do sempre due e poi passo il top coat. Questo, che è il primo che ho utilizzato, mi è durato pieno, senza perdere colore, senza sbeccarsi, senza avere un minimo di defaillance per 5 giorni. Alla fine del quinto giorno ha cominciato a sbeccarsi, però ho utilizzato l'acqua, poi adesso docce su docce, ci ho lavorato. Vi dico veramente veramente validi. Ne prenderò sicuramente degli altri. Mi sembra che fino al 20 di luglio sono ancora in offerta a 2,50 euro, se non sbaglio, da acquestapone. Poi un altro prodotto tra super promosso che mi sta letteralmente facendo impazzire in questo periodo e che mi sento veramente di potervi consigliare è questo detergente delicato esfoliante viso quotidiano della linea Himalaya Herbals. Eccola qui. Questa è una linea che ho trovato da acquestapone non tanto tempo fa e che mi ha subito catturata perché quando ci sono delle novità io parto, mi piace tantissimo provare sempre cose nuove. Allora, questo vi dico, è un esfoliante senza parabeni, SLS, SLES, ftalati, albicocca, aloe vera, 100% principi attivi naturali, senza sapone e sfoglia delicatamente. Verissimo, verissimo tutto quello che c'è scritto. Questo viene importato praticamente dall'India, è un prodotto indiano, eccolo qui per chi fosse interessata. E di questa linea c'è il lip balm che non ho ancora provato, c'è un gel detergente, una mousse detergente per il viso che ho iniziato a testare da pochissimo, quindi ancora non mi sentivo di poterla mettere tra i promossi, ma già la prima applicazione mi è piaciuta. E poi ho preso questo tanto per iniziare. C'è anche, se non sbaglio, il detergente, non voglio una sciocchezza, crema viso da giorno, da notte, ci dovrebbe essere, se non sbaglio, il detergente intimo, ci sono insomma diversi prodotti di questa linea. Questo è favoloso, mi piace tantissimo, lo sto utilizzando già da un pochino, vedete, sono diciamo poco meno di metà ne ho utilizzato. È un delicatissimo esfoliante, io lo utilizzo tutti i giorni perché così è indicato. C'è proprio scritto detergente delicato esfoliante viso per tutti i giorni. Ecco qui. E vi dico che si può utilizzare tranquillamente perché fa un peeling, diciamo un leggerissimo peeling, ma vi lascia la pelle morbida. Io inumidisco il viso, questo lo uso la mattina. Per la sera ve ne farò vedere un altro che vi ho già presentato nei 5 prodotti più usati del mese di giugno, ma che mi sento di poter rimettere anche in questo video perché faceva, diciamo, mi piaceva abbinarlo, anzi, ve lo faccio vedere subito. Allora, diciamo questi due prodotti sono quelli che sto usando in questo momento per la mia skincare, una parte della skincare, della routine, insomma, della skincare quotidiana. Allora, questo straconsigliatissimo, ha questa consistenza gelosa con i granulini. Adesso ve ne faccio vedere, eccolo, eccolo qui, vedete, trasparente. Ha un profumo di pulito, di buono. Paradossalmente di marino, pur essendo Himalaya, quindi montagne, ragazze. Ma ha una leggerissima, adesso vediamo se riesco a farvi vedere, vedete? Ecco, queste puntine che voi vedete sono i granulini e si risciacqua benissimo, si lascia una pelle setosa, setosa veramente, scusatemi. Morbidissima, stavo per scapicola sul tappetino del bagno e che dirvi, strapromosso, ve lo straconsiglio, lo trovate da Acquestapone, il prezzo non me lo ricordo, sotto i 5 euro mi sembra, 3 o 4 euro, 3/4 euro. Allo stesso modo, su questo andrò più veloce, mi sento di promuovere, scusate ma mi perdo i pezzi,
mi sento di promuovere a pieni voti questo gel fondente detergente struccante di Bottega Verde, sul quale non mi soffermerò più di tanto, perché ne ho parlato veramente bene nel video dei 5 prodotti più utilizzati dal mese di giugno. Se mi ricordo ve lo metto sotto nell'info box, oppure ve lo andate a cercare, insomma, tanto dovrebbe essere, adesso non so in che ordine caricherò questi video che sto girando, comunque eventualmente vi lascio nell'info box, spero di ricordarmi il link per andare al video direttamente. Ottimo, ottimo, antietà, anche questo è molto particolare perché praticamente si stende sul viso appena appena inumidito, se volete, ma anche asciutto, e sembra che vi spagnate dell'olio, poi a contatto con l'acqua, quando andate a sciacquare con l'acqua, la consistenza diventa come un latte detergente. Luna, un latte detergente si sciacqua via e la pelle è una pelle di pesca, quindi mi sento di promuoverlo a pieni voti. Un altro prodotto che mi sento veramente di promuovere è questa crema corpo, della quale purtroppo mi scuso ma ho buttato la scatolina. Luna, scusate, ho strillato a Luna e nel frattempo mi sono mangiata pure un po' di ananas, scusate. Allora, dicevo, mi dispiace di aver gettato la scatolina, sono stata proprio una stupida, perché avrei potuto farvela vedere meglio, presentarvelo meglio questo prodotto. Allora, che cos'è? Si chiama Assoluta di Rosa, è della Nature's Nature, chiamatela come volete, ve la faccio vedere qui, ed è una crema corpo con olio di rosa moscheta e acque floreali. Guardate, la sto utilizzando, allora, in questi ultimi giorni di gran caldo un pochino meno, però ne ho utilizzata già tantissima, ha un profumo favoloso di rosa, ma la rosa quella buona, voi l'ho detto già in altri video, la profumazione della rosa non sempre la gradisco, questa è buonissima, è una crema corpo appunto con olio di rosa moscheta, è profumatissima, e questa mi è stata regalata da Christelle lo scorso anno, niente poco di meno che, quando sono andata a Milano la prima volta, che ci siamo conosciute dal vivo, diciamo, per la prima volta, e mi aveva portato tra le cosine che mi aveva regalato, che mi aveva appunto gentilmente donato, mi aveva messo anche questa cremina qui, però avendone tante da consumare l'avevo un pochino accantonata e l'ho tirata fuori, che sarà una mesata fa, ce ne vuole pochissima, lascia la pelle morbidissima, si assorbe in un nanosecondo e vi lascia questa profumazione sulla pelle almeno per un paio d'ore dopo l'applicazione, e veramente mi sento di potervela consigliare. La marca è questa, non so che cos'altro potervi far vedere perché nient'altro vi posso far vedere. Mi dispiace di aver gettato la scatola, comunque eccola, è questa. Crema corpo con olio di rosa moscheta, Assoluta di Rosa, eccola qui, qui si è sporcata con non so che cosa, forse dentifricio, non ho idea. Strapromossissima, grazie Christelle, veramente veramente buona. Mi sento di promuovere a pieni voti, ed è raro che a me capiti di trovare un colluttorio decente, non è il massimo della vita, ma mi sento di promuovere questo colluttorio dell'Equilibra, aloe colluttorio triplazione con equivalente 30% di aloe vera, di succo di aloe vera, senza alcol, senza saccarina e fluoro, senza SLS, allergeni, senza parabeni, alcol appunto e saccarina free. Eccolo qui, con 93% di derivazione naturale, e c'ha pure l'oxilidoro, chi è? C'ha un sacco di roba, gliene manca altrettanta. È buono, mi piace, è uno dei pochi colluttori in questo color verde foresta, scusate se è sporco ma lo tengo sul lavandino, ovviamente è quasi finito e vi dico che lo sto utilizzando mattina e sera, dopo essermi lavato ovviamente i denti. Mi piace davvero tanto, non brucia e pizzica che vi fa morire come mi è capitato con tanti altri che ne ho utilizzato, diciamo che forse alla fine, ecco nel naso, ha una nota un pochino di, come dire, di disinfettante, di medicina disinfettante. Voi direte, e che cavolo, che è un prodotto promosso? Sì, è un prodotto promosso perché lascia la bocca fresca e profumata per parecchie, non voglio dire adesso mezza giornata, ma insomma un paio d'ore sicuramente le fate, e poi soprattutto non mi fa piangere, quindi mi sento di promuoverlo.
Poi gli ultimi due prodotti che promuovo a pieni voti sono due prodotti di Lovea. Questi sono stati acquistati, questo nello specifico è lo shampoo nutritivo al karité per capelli secchi, eccolo qui, linea bio. Questi prodotti di Lovea ho iniziato a trovarli all'UVS. Li avevo presi e messi da parte, voi sapete che ho le mie scorte infinite di bagnoschiuma, di shampoo eccetera eccetera, ho detto no, basta, adesso li tiro fuori. Questo è uno shampoo nutriente al karité del Burkina Faso, arricchito appunto a burro di karité per capelli secchi e sciupati, favoloso, favoloso, mi piace tantissimo. A parte il profumo, questo shampoo ha un profumo paradisiaco, buonissimo, dolciastro, veramente veramente buono. Lascia, nonostante sia, no, stavo cercando di mettere insieme le paroline e forma la frase, fa caldo ragazze, lascia, nonostante dicevo sia uno shampoo nutriente per capelli secchi, non ingrassa assolutamente la cute, e vi devo dire che lascia i capelli perfettamente puliti almeno per 3 giorni, che è veramente tanto, considerato io non ho i capelli grassi, li ho forse leggermente più grassi sulla cute e più secchi sulle lunghezze, ma non posso considerarli grassi, però vi dico, ma neanche secchissimi diciamo, una via di mezzo, ma vi dico che questo shampoo mi lascia i capelli puliti per ben 3 giorni, anche 4 volendo proprio esagerare, veramente veramente buono, mi è piaciuto tantissimo. Allo stesso modo devo strapromuovere il bagno doccia, sempre di Lovea, questo è quello alla vaniglia, qui dice adulti e bambini, con il 95% di ingredienti di origine naturali. Questo è un bidoncione con tanto di capello attaccato da 750 ml. Il praticissimo dispensatore, qui il beccuccio dispensatore, lo rende un prodotto veramente... sembro Piero Angela quando spiega le cose. Vabbè, lo rende un prodotto veramente... No, c'ho un flash, c'ho tutti i miei flash, ragazzi. Questa è la vecchiaia, eh. Eppure un po' il caldo che mi dà alla testa. Ecco qua, c'ho i capelli sporchi, ma non mi va non mi va. Se avessi dovuto aspettare di lavarli, avrei fatto il video fra 3 giorni. Poi stavo mettendo lo smalto, si doveva asciugare, per cui oggi stanno bene fermi così che non rompono. E vi dicevo, il pratico dispensatore permette di tenerlo in doccia e di non sprecare una goccia di prodotto. E vogliamo parlare dell'odore, del profumo? Guardate, è una cosa buonissima, è un misto, non lo so, io ci sento anche il cocco, è allo stato puro, sembra cocco e vaniglia, io non so, tra l'altro non ho consultato qui il cippolippo degli ingredienti, però forse c'è anche in italiano, sì, eccolo qui, qui dice vaniglia, però vi dico, io ci sento anche del cocco, strapromossissimo, lascia la pelle veramente idratata e morbida. Io applico sempre la crema, tranne in questi giorni di gran caldo, perché la mia pelle sta sputando praticamente da ogni poro qualsiasi tipo di prodotto io vado ad applicare. Quindi non riesco assolutamente a mettere crema in questi giorni di afa terribile, però lascia la pelle morbidissima in estate. In inverno sicuramente una crema c'è bisogno di metterla, ma ve lo straconsiglio, e quando ricapiterò da OVS voglio provare altri prodotti di Lovea. Mi sono trovata benissimo, strapromossissimi. L'ultimo prodotto di questa carrellata che vi faccio vedere è un sapone liquido Argan e Jojoba Soft Sensation della linea Affinity Care. Questa è quella che si trova sempre da acqua e sapone, è una delle nuove linee di acqua e sapone. Ogni tanto queste, sapete, queste catene tirano fuori questi prodotti che credo che siano venduti solo nei loro brand. Questo è senza parabeni, siliconi, alcol, dermatologicamente testato, agli SLS, non poteva mancare tutto, confezione da 500 ml ed è un sapone che io sto utilizzando per le mani principalmente, l'ho poggiato sul lavandino e lo sto utilizzando per le mani. In effetti è un sapone liquido, la profumazione è veramente gradevole, sa di pulito, di buono, di fresco, mi fa pensare proprio alla, come dire, alla pulizia, alla pelle dei neonati, dei bambini, non lo so, mi è piaciuto tantissimo e conto di utilizzare, di provare anche altri prodotti di questa linea. Questo ve lo posso straconsigliare, è l'unico fino ad ora che ho provato della linea e mi è piaciuto tanto 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 tanto.
Allora, carrellata dei prodotti promossi terminata. Io spero, insomma, di avervi dato qualche indicazione, qualche spunto, ecco, per poter provare a utilizzare prodotti nuovi. Io vi saluto, cercherò di girare più video possibile, quindi mi vedrete in diversi video agghindata in questo modo. Vi saluto, vi mando un bacio super stra mega galattico e ve lo devo pure dare. Un bacio grandissimo, ne vado a mangiare un altro pezzo di cosa qua di ananas e parto con gli altri video. Un bacio e a presto. Ciao a tutti!